Altra anteprima italiana che possiamo vedere al Motor Show di Bologna è la nuova Peugeot 5008. Peugeot sta rivoluzionando un po' tutti i suoi modelli, portandoli verso la caratterizzazione della sport utility. Questa per esempio prima era più una monovolume, una crossover. Adesso parliamo di una vera e propria nuova caratterizzazione che tende a enfatizzare le prestazioni un po' muscolose, le linee importanti. La 5008 nasce in realtà su un telaio comune con la 3008, l'avete vista, l'abbiamo già provata su quattro ruote, aggiungendo un bel pezzo di bagagliaio in coda dove trovano posto due sedili di fortuna. Per la verità sono due sedili non del tutto scomodi e si possono utilizzare anche per delle persone di media statura, e quando non vengono utilizzati si possono piegare nel bagagliaio e far diventare il fondo completamente piatto, guadagnando un grande vano di carico. Un'altra auto che mi è piaciuta moltissimo nel 2016 e che ha avuto questo upgrade allo status di Sport Utility è la 2008, e guardate che bel colore sta arrivando nel 2017, è il Black Matte. E dietro di me quella cosa con la R è la Peugeot 308 con motore ibrido, 500 cavalli e 700 Nm di coppia. Ma qui accanto ci sono i fratelli della Citroën che hanno qualcosa da farci vedere, nel quale abbiamo messo un po' lo zampino anche noi. Andiamo a vedere. La C4 Cactus Rip Curl, che è nata in collaborazione con il marchio di attrezzature per il surf, è servita come base per realizzare la C4 Cactus Ouverture, per uno che veramente vuol portarsi sempre e comunque in giro una due ruote a disposizione. È stata realizzata con i nostri amici di Due Ruote.